Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Sono giorni decisivi per la Serie A, molti centri sportivi da oggi hanno riaperto le porte per gli allenamenti individuali dei calciatori preceduti dalle visite mediche, ma nel frattempo hanno fatto discutere di nuovo le parole del ministro dello sport Spadafora, che ieri ha ribadito con fermezza che per adesso della ripresa del campionato non se ne parla. L'impressione è, e mi rivolgo a Raimondo De Magistris in collegamento con noi, che una decisione definitiva possa essere presa mercoledì. Molto dipenderà anche da cosa stabiliranno in Germania sulla possibile ripresa del campionato o meno. Ciao Lorenzo, buonasera. Ennesima settimana decisiva per decidere le sorti del campionato di Serie A, per decidere se riprendere nel mese di giugno questo campionato o interromperlo definitivamente. Questa settimana ci saranno tutta una serie di passaggi che dovrebbero portarci a una scelta definitiva. Nell'ultimo fine settimana serpeggiava ottimismo, soprattutto dopo la nota del Viminale, quindi del Ministero dell'Interno, non del Ministero dello Sport, per la ripresa degli allenamenti individuali anche per atleti di sport collettivi all'interno dei centri sportivi, e quindi calciatori che da quest'oggi hanno la possibilità di allenarsi individualmente nei centri sportivi. Poi ieri sera la brusca frenata all'ennesima del ministro dello sport Vincenzo Spadafora: di ripresa del campionato non se ne parla nemmeno, ha detto Spadafora, una doccia gelata per chi invece auspica una ripresa dei giochi. È chiaro che adesso però ci sarà bisogno soprattutto di dare una risposta e un indirizzo alle società. Qualcuno ha ripreso gli allenamenti, ma tutte, qualcuna no, ma tutte però vogliono sapere se questi allenamenti saranno utili, finalizzati alla ripresa del campionato evidentemente, oppure no. E quindi adesso la palla passa al governo, che guarderà anche un po' quello che succederà in giro per l'Europa. Se davvero in Germania la Bundesliga e la Zweite Bundesliga riprenderanno già nel mese di maggio, se in Premier League si riuscirà a ripartire, cosa succederà in Liga? Insomma, dopo la brusca frenata in Francia del campionato della Ligue 1, adesso l'Italia guarderà anche alle altre grandi leghe europee, però poi dovrà decidere per la Serie A riprendere o meno il campionato. Questa sarà sicuramente una settimana importante. Bene, adesso salutiamo Giovanni Bia, agente, ex calciatore tra le altre di Inter e Napoli. Buonasera, benvenuto. Ciao Lorenzo, buonasera a tutti, buonasera. Hai ricominciato a tutti gli effetti il lavoro quest'oggi, com'è stata quindi la tua giornata a differenza dell'ultimo periodo che inevitabilmente ti ha visto impegnato al 50 o al 60%? Ma sì, diciamo che stamattina ho cominciato un po' a rendermi un po' più libero dal punto di vista proprio restrittivo normativo. E quindi insomma è stata una buona giornata, sono uscito, ho fatto un po' di cosettine. La cosa principale è stato dal mio avvocato, ho fatto un po' di call con i miei giocatori, però ovviamente la situazione che c'è degli stipendi in essere in questo momento, di quello che potrà succedere in un caso di sospensione del campionato definitivo a giorni, oppure di ripresa del campionato. Quindi abbiamo fatto una call con parecchi miei giocatori per capire appunto l'evolversi della situazione e saperci confrontare poi con eventuali problematiche in un secondo tempo. Ecco, in questo momento è difficile poter programmare un certo tipo di mercato sia per gli agenti che anche per i direttori sportivi. Che cosa ne pensi? Ma guarda, dico la verità, io sto sentendo un po' di direttori sportivi, più o meno tutti quanti dicono la stessa cosa, ribadiscono tutti la stessa cosa, che dipenderà molto da quello che succederà. Cioè, se sospendono il campionato avranno ovviamente molti meno denari nelle casse per fare mercato. Se il campionato riprenderà, secondo me, insomma, ritornerà quasi più o meno alla normalità, perché poi sai, dopo quando si ricomincia a giocare, la famosa crisi che dicevano, anche se si ritorna a giocare, per me non ci sarà, hai capito? Ci sarà invece evidente e abbastanza sotto gli occhi di tutti se il campionato verrà sospeso, quello sì. Diceva Paratici in queste ultime ore come il prossimo mercato probabilmente sarà costituito da scambi e prestiti lunghi, sei d'accordo? Sì, condivido, infatti vi stavo aggiungendo quella che secondo me ci saranno parecchi scambi, io ti do questo, tu mi dai questo, oppure prestiti biennali per evitare ovviamente di esborsi economici, capito? Perché la cosa fondamentale sarà i bilanci delle società, che dovranno tornare a essere in pari o almeno col segno più, e invece purtroppo con questo problema grosso che abbiamo dovuto affrontare tutti, molte società avranno il segno rosso. Secondo me, se tornano a giocare, questo segno rosso secondo me si verrà cancellato, perché poi i diritti televisivi verranno pagati, insomma secondo me si ritornerà a normalità. Poi le società secondo me ci stanno un po' sguazzando, passami il termine, capito? Ci stanno un po'
lavorando sopra, diciamo, perché secondo me se ricominciano a giocare torniamo tutti normali, insomma, prendono i diritti televisivi. Chiaro che mancheranno un po' di incassi, però insomma credo che la voce incassi incida sul 2%, l'1% di un fatturato di una società di calcio. Senti, invece da addetto ai lavori, come andrà a finire secondo te la vicenda Lautaro Martinez? Ma guarda, non lo so, ti dico, sono situazioni anche queste tutte in divenire, può succedere tutto, può succedere che rimanga come possa andare via. Lì secondo me, ti ripeto, non voglio essere ripetitivo, però dipenderà molto anche lì da disponibilità economiche che avrà l'Inter a fine mercato e se lo potrà tenere o no, ecco, nella propria rosa. E anche probabilmente dalla volontà del giocatore? Sì, secondo me sì, però credo che la volontà del giocatore sia quella di rimanere all'Inter, credo che il giocatore, da quello che insomma posso aver percepito così leggendo un po' di interviste, è un po' il gioco delle parti, però credo che il ragazzo stia volentieri a Milano. Invece da ex napoletano, che futuro ci sarà per Milik, secondo te, che è stato accostato più volte anche alla Juventus? Sai, è un giocatore che è sulla bocca di tutti in questo momento, da quello che leggo, perché ti ripeto, sto leggendo tantissimo. Lo vogliono tantissime squadre in vari club italiani e anche stranieri. È chiaro che è un giocatore importante. Io, se fossi nel Napoli, ci penserei bene a lasciare partire un giocatore come Milik. Quindi secondo te può essere ancora il giocatore del futuro del Napoli? È un bomber secondo te? Per me è un giocatore importante, messo di fianco un altro giocatore che sia complementare a lui, come ha fatto l'Inter con Lukaku e Lautaro Martinez. Secondo me lui ha bisogno di un giocatore complementare a lui. Se gli metti di fianco un giocatore come lui o due esterni come aveva Callejon, Martin, insomma giocatori di quelle caratteristiche, forse non rende al 100%. Ecco. Secondo me il Napoli sta proprio cercando, o hanno provato a cercare anche negli anni passati, un giocatore compatibile a Milik e non sono riusciti a trovarlo perché non è facile. Ultima domanda di mercato, il futuro di Donnarumma invece come lo vedi? Ma secondo me Donnarumma è un giocatore che ha mercato, sappiamo tutti, e dipenderà molto dal volere suo e del suo procuratore, che sai che il suo procuratore insomma, incide parecchio sui giocatori, insomma anche sul volere dei giocatori. E secondo me Donnarumma deve prendere una decisione lui, dire ok, decido io, faccio io, voglio rimanere a Milano, voglio andare via, basta che sia chiaro che non ci sia una telenovela che va avanti 3 mesi, cioè vado via, rimango, non c'è niente di male, basta dire la verità secondo me. È un Senti, suo ma diritto chiedere di essere ceduto, ecco, poi ovvio che ci vogliono le contropartite economiche, la volontà del Milan a lasciarlo andare, però insomma, credo che ormai siamo adulti, grandi, vaccinati, bisogna prendersi le responsabilità. dicevo, ma alla fine questo campionato ricomincerà, secondo te? Ah, ti dico, fino a una settimana fa, 10 giorni fa, ero il 99% che si ricominciasse. Adesso, sentendo l'ultima intervista del ministro Spadafora, mi sono veramente preoccupato tanto perché cioè, vuol dire che non ha la capacità di capire che poi il calcio in tutto questo è il 15% del PIL italiano, la terza azienda che porta soldi al governo italiano, non solo all'indotto calcio, ma anche a gente normale che non ha niente a vedere col calcio, con le tasse, i contributi, tutto che pagano le società, i diritti televisivi, è un indotto per tutti gli italiani, per tutti i cittadini italiani. In questo momento che il governo non ha tanta disponibilità economica, da quello che dicono. Non far riprendere il calcio mi sembra assurdo, sempre tenendo presente, ti dico Lorenzo, con tutti i canoni medici rispettabili, però insomma, i medici hanno detto si può giocare, gli stanno chiedendo diteci come volete questo protocollo. È 10 giorni che c'è questo balletto, l'hanno presentato uno, gli hanno detto no, non va bene, ne hanno presentato un altro, no, non va bene. Gli hanno detto diteci come lo volete, ve lo facciamo come volete voi, basta che ce lo dite, giusto? O no? Tu la Quindi vuoi? insomma, secondo te alla fine si può riprendere? Tu hai Ma parlato si degli può allenamenti, però tranquillamente, il campionato è un'altra cosa. Ma tranquillamente, ma tranquillamente. Cioè, Lorenzo, noi in Calabria abbiamo zero contagi. In Sardegna abbiamo due contagi. In Molise, in Basilicata, abbiamo zero contagi. Li facciamo fare gli allenamenti nei centri sportivi, poi li prendiamo, come hanno fatto nel basket, nell'NBA, a Las Vegas, e li portiamo in Sardegna. Giusto? Tutti in Sardegna, giochiamo tutti in Sardegna. Gruppo squadra, 40-45 persone, si gioca tutti in una regione. Cioè, se vogliono, lo fanno. Sardegna non ci sono contagi, zero contagi. Dimmi i giocatori che ogni 4 giorni fanno il tampone o arrivano in Sardegna tutti tamponati, tutti negativi, dove lo prendono? Come fanno a prenderlo che non ci sono contagi? Giusto? Sì, magari Cioè, non è bisognerebbe difficile. vedere se ci sono poi le possibilità di fare così tante partite in una sola regione, magari si può organizzare in più Sai, regioni ma sì, al ma centro-sud. vai in Sicilia, vai in Calabria, cioè i campi sportivi ci sono, tanto che si gioca a porte chiuse, quindi non è che c'è bisogno di stadi straordinari, giusto? Con gli steward, con margini di sicurezza importanti, cioè in
In Sardegna 8, 9, 10 campi li trovi, in Calabria li trovi, capito? Stadi adeguati per giocare il campionato di Serie A. Non è che hai necessità di avere i prefiltri, il filtraggio, gli steward, capito? Si gioca a porte chiuse, quindi meno gente ci sarà e meglio sarà, giusto? Perché faranno, credo, ingressi a 10 giornalisti, non di più. Cioè, ti ripeto, secondo me, se hanno voglia di farlo, si può fare. Bene, grazie a Giovanni Bia. Torniamo a parlare adesso di mercato e in particolare di quello della Juventus e di Higuain. Lo facciamo con Lorenzo Di Benedetto che è già in collegamento con noi. Ha parlato di Higuain ieri anche il DS Bianconero Paratici. Per l'attaccante è spuntata adesso un'ipotesi di Atletico Madrid. Potrebbe essere un sostituto di Diego Costa. Sì, ciao Lorenzo, buonasera a tutti. Continua a tenere banco quello che potrebbe essere il futuro di Gonzalo Higuain, che potrebbe anche non essere alla Juventus. A parlare è stato il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici, che tra le altre cose ha parlato anche del futuro di Gonzalo Higuain, dicendo che è andato in Argentina un po' preoccupato per problemi personali legati allo stato di salute di sua madre. Lo stesso Paratici ha detto: speriamo che possa rimanere con noi, ha un altro anno di contratto, però tutto lascia pensare che l'avventura di Gonzalo Higuain alla Juventus sia arrivata al capolinea. È uscita nelle ultime ore l'indiscrezione secondo la quale sul Pipita ci sarebbe anche l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, che vedrà l'addio di Diego Costa nella prossima stagione e potrebbe sostituirlo proprio con Gonzalo Higuain, classe 1987, che quindi non è certo di primo pelo, ma dall'altra parte è un giocatore che dà affidabilità e garanzie sia per quel che riguarda la zona gol che anche il lavoro per la squadra. C'è però un'altra ipotesi, che è quella relativa al clamoroso, possiamo dirlo così, ritorno in patria dello stesso Gonzalo Higuain, perché il River Plate è sul giocatore. Ha parlato Francescoli, il direttore sportivo proprio del River Plate, e ha detto: questa è casa sua, proveremo a contattarlo per convincerlo a tornare in Argentina. Ecco, appunto, le questioni familiari legate alla madre potrebbero anche indurre Gonzalo Higuain a tornare in Argentina. Tutto questo chiaramente si svilupperà soltanto quando e se la stagione 19-20 arriverà alla fine. Poi sarà il tempo di pensare al calciomercato e anche Higuain entrerà in diverse trattative. Bene, adesso parliamo della Roma perché tra le squadre che oggi hanno ripreso i lavori con le visite mediche c'è proprio quella giallorossa e allora ci racconta la giornata della Roma Dario Marchetti. Sì, esatto, è partita la fase 2 del calcio, è partita la fase 2 esattamente della Roma. Da questa mattina nel centro sportivo di Trigoria partono gli screening medici chiaramente per tutti i calciatori e quindi che sono stati divisi chiaramente per gruppi, in modo da non creare anche in questo senso assembramento. E questa mattina sono arrivati i portieri, Paolo Lopez il primo, poi Mirante anche Fusato e il capitano anche in questo caso è Dzeko. Chiaramente ne arriveranno circa 4-5 ogni mezza giornata da qui, come vi dicevo, a mercoledì, quando poi giovedì invece ci sarà la ripresa degli allenamenti, in tal senso chiaramente allenamenti che saranno sempre in forma individuale, quindi anche qui Trigoria dispone di 3 campi, i giocatori verranno suddivisi su questi 3 campi per mantenere il distanziamento sociale e, ancor più importante, a differenza magari di altre società, la Roma non dovrà far cambiare i propri tesserati a casa loro, ma potrà farlo nelle stanze singole, nelle camere singole all'interno della foresteria di Trigoria, perché ogni calciatore avrà la sua personalizzata con tanto di bagno, dolce e quant'altro. Quindi la Roma sta ripartendo, oggi visite mediche molto approfondite, non quanto un'idoneità sportiva come si può pensare quella di inizio stagione, ma comunque molto accurate. I tamponi sono stati già fatti nelle passate giornate con i medici giallorossi che sono andati direttamente a casa dei calciatori. Oggi invece tutti gli altri test, a partire quindi da esami cardiologici e polmonari, con chiaramente l'aiuto di medici di Villa Stewart e Campus Biomedico. Oggi è anche il giorno in cui si commemora il grande Torino. 71 anni fa moriva la squadra granata pluricampione d'Italia nella tragedia di Superga. Il ricordo del presidente del Torino, Cairo. Dopo la guerra l'Italia aveva bisogno di ricominciare, di ritrovare unità, di ritrovare slancio, di ritrovare voglia di crescere, di
di ritornare quello che era, e il grande Torino fu sicuramente la squadra che in qualche modo incarnò questi valori, diciamo, di forza, di capacità, di riscossa, che era quello che l'Italia cercava in quel momento. Il fatto che ci sia questo momento del 4 di maggio in cui c'è la riapertura, la ripartenza in un giorno come questo, in qualche modo è veramente qualcosa di simbolico e di molto speciale. Dobbiamo cercare di tanto oggi, così poi le parole sono anche difficili, 71 anni dopo, questo è il mio 15° anno che vengo a Superga, diciamo che quello che abbiamo detto è sul grande Torino, su quello che hanno fatto, su quello che erano, sulle loro capacità, sulla loro giovane età, sulle loro vite spezzate in questo modo, è veramente quello che tutti quanti noi pensiamo e sentiamo. E adesso dobbiamo cercare di onorarvi al meglio sempre e di prendere esempio. Sentiamo adesso anche le parole di Natalino Fossati, bandiera del Torino, ha giocato negli anni 60 e 70. Come ha vissuto la maglia granata nel ricordo di quel grande Torino? Parlare del grande Torino è sempre, direi, molto triste, perché perdere i giocatori e le famiglie, tutto quanto. È vero che il Torino, il grande Torino, penso che avrebbe vinto altri minimo 5 anni lo scudetto. Allora non era facile giocare a calcio, non era tutto facile, ma per questi giocatori veramente sono stati dei pionieri, dei fenomeni. In effetti vengono ancora ricordati alla grande oggi, che è il 4 maggio, non solo dai tifosi del Toro, ma da tutta Italia e anche nel mondo. Il cuore è Toro. La dimostrazione ve la dico oggi. Io da bimbo mi aveva preso la Juve, ma a casa mia erano genovani oppure granata. Guarda un po' io dove sono finito, ma non dico che sono finito. Sono andato alla squadra giusta, e la squadra del cuore, del mio cuore, che è stato sempre un cuore tuo. Ma guarda un po', io ho anche giocato nel Genoa, dove ho giocato con un altro grandissimo giocatore. E oggi io lo voglio ricordare, non solo perché è il 4 maggio, ma lo voglio ricordare anche perché questo è Gigi Meroni, che per conto mio è stato uno dei giocatori più bravi che io abbia visto in giro per il mondo. Per essere concreti e decisi, devo dire che il Toro come persona mi rimarrà sempre nel cuore e vorrei vederlo sempre in alto, mai in Serie B, e non parliamo mai di Serie C. Il Toro è la squadra dei nazionali. Io con questo voglio salutare tutti i tifosi del Toro, di non mollare mai, proprio in questo momento qui, che c'è un signore che gira, che speriamo che si riesca a spegnere, cioè il virus. Il virus è la cosa più brutta che ci sia, e penso che tanti che non ci sono più, vuol dire che è un destino. Un destino che uno deve sempre cercare di soffrire. Il Toro a me mi ha fatto soffrire, mi ha fatto anche gioire. E quindi qui ci tengo a dirlo. Natalino Fossati ha giocato nel Toro col cuore Toro. Bene, siamo così arrivati alla conclusione del nostro TMV News. Grazie per averci seguito. Vi ricordo come sempre l'appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata.